Buongiorno e benvenuto alla funzione di analisi finanziaria di Designer di SolarEdge. Con questo strumento avrai la possibilità di prevedere in maniera precisa i costi del sistema e i futuri benefici economici per i clienti dopo aver installato i sistemi e i prodotti fotovoltaici SolarEdge. In questo video imparerai ad usare la funzione di analisi finanziaria per sfruttarla al massimo. L'analisi finanziaria in Designer permette di prevedere con precisione i benefici dell'impianto fotovoltaico SolarEdge, basandosi su 5 diversi aspetti che saranno trattati in questo video: parametri finanziari, consumo di energia, incentivi, prezzi del sistema e tariffe. Nei parametri finanziari è possibile aggiungere qualsiasi parametro esterno che può influenzare la redditività o il risparmio di un impianto fotovoltaico. Per ottenere più informazioni su un parametro, basta posizionare il mouse sull'icona accanto ad esso. La durata del sistema è la durata per la quale la simulazione sarà applicata. I costi di gestione e manutenzione si riferiscono all'importo pagato nel corso degli anni per ispezioni, riparazioni e pulizia. Successivamente puoi aggiungere il consumo energetico del proprietario per calcolare il costo energetico annuale, quando combinato con le tariffe. Se hai già aggiunto queste informazioni nella scheda informazioni sul progetto, saranno disponibili qui. Se possiedi dati di consumo dettagliati, puoi caricare il relativo file o usare uno dei profili di consumo basati sui modelli di utilizzo dell'elettricità del proprietario. Nella sezione incentivi puoi aggiungere qualsiasi incentivo che può essere applicato all'impianto. Se l'incentivo non è presente tra le opzioni in elenco, è possibile aggiungere un incentivo personalizzato. Per maggiori informazioni su come farlo, clicca sul pulsante Aiuto. Il prezzo del sistema può essere impostato su una delle tre opzioni per soddisfare le vostre esigenze di finanziamento del progetto: prezzo fisso, prezzo per watt o prezzo basato su distinta materiali che puoi compilare tu stesso. Anche la distinta materiali viene presentata e sarà ora modificabile solo attraverso la scheda di analisi finanziaria. L'ultima parte è relativa al costo dell'energia, dove puoi selezionare il fornitore e la relativa tariffa. Se non riesci a trovare la tua tariffa fra le opzioni in elenco, è possibile creare una tariffa personalizzata. Puoi trovare maggiori informazioni sulle tariffe personalizzate cliccando sul pulsante Aiuto. Una volta che tutti i parametri dell'analisi finanziaria sono impostati, potrai generare il report riassuntivo che presenta tutti i calcoli. Attenzione! Verrà generato un report finanziario corretto solo se hai inserito il consumo, il prezzo del sistema e la tariffa. I componenti finanziari vengono aggiunti al report fornendo tutti i dati finanziari che possono aiutarti a chiudere il progetto. La panoramica finanziaria evidenzia i parametri più importanti per i tuoi clienti: i pagamenti netti, i futuri risparmi in bolletta, il profitto del sistema e il tasso di rendimento interno. La sezione finanziaria successiva nel report è la stima dei risparmi in bolletta, dove puoi vedere il risparmio sulla bolletta elettrica su base annuale o mensile. La schermata dei risparmi in bolletta mostrerà come sarà la nuova bolletta con SolarEdge. Infine, ci sarà un'analisi finanziaria completa e dettagliata che include tutte le specifiche finanziarie del sistema. Ottimo lavoro! Hai completato l'analisi finanziaria, ora puoi condividere questa proposta con il tuo cliente.